È stata celebrata a Roma presso il Ministero della Salute la 8ª edizione della Giornata Mondiale dell'Udito. Si tratta del più grande evento di sensibilizzazione sul tema della salute uditiva, organizzato dalla ONLUS Udito Italia. Due giorni che hanno visto interventi e confronti tra rappresentanti delle istituzioni, medici specialisti, operatori sanitari, ricercatori, associazioni ed imprese per una lunga maratona promossa per diffondere in Italia il messaggio dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli ultimi anni ha lanciato un vero e proprio grido d'allarme sulla diffusione dei disturbi uditivi. Un udito sano per tutti, facciamo in modo che diventi realtà. Questo è il messaggio lanciato dall'OMS, come ribadito da Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia ONLUS e portavoce per l'Italia al World Hearing Day Forum dell'OMS. Diversi i tavoli di lavoro moderati da Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia ONLUS, affiancata dal giornalista Luciano Onder, su udito e sicurezza stradale, accessibilità e nuove tecnologie, benessere acustico. Mauro Menzietti, giornata importante, giornata mondiale dell'udito, e qui siamo a Roma, al Ministero della Salute. Il messaggio qual è? Il messaggio di quest'anno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto positivo, è molto chiaro: un udito sano per tutti, facciamo in modo che diventi realtà. Questo è straordinario, e ci dice questo l'OMS su evidenze scientifiche, indicandoci che più del 60% dei problemi di udito può essere risolto, indirizzato a livello di cure primarie. Significa la grande moltitudine di tutte le professioni sanitarie, ma dei medici di famiglia, dei farmacisti, degli infermieri, del livello primario di sanità, che è il primo punto di accesso molto spesso per l'utenza ai servizi sanitari. Ecco che lì l'OMS vede la soluzione del problema, proprio perché può contare su un grandissimo numero di esperti sanitari che, se formati adeguatamente, possono fare la differenza in una lotta di questa, che è una vera e propria epidemia sociale e sanitaria. E proprio l'OMS ci parla dei dati fra qualche anno, insomma, abbastanza seri. I dati sono drammatici, perché è un problema ancora troppo spesso trascurato, sono dati in crescente aumento, e soprattutto siamo allarmati dai tanti giovani che non hanno alcuna cultura dell'udito e abusano soprattutto del volume per l'uso improprio di questi dispositivi elettronici. Ecco che la battaglia culturale si fa proprio lì, sulle fasce di età più basse, che loro devono acquisire la cultura dell'ascolto sicuro, che è la chiave per risolvere il problema. Per concludere, facciamo un minimo riferimento alle tante iniziative che lei stesso porta avanti in tutta Italia, soprattutto in Abruzzo, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica. E siamo così orgogliosi, perché quello che manca all'appello è proprio l'informazione, la comunicazione, la sensibilizzazione. E quasi 15 anni fa è partita da Pescara la nostra battaglia culturale, la nostra crociata, e abbiamo girato le piazze d'Italia, siamo stati più volte. Oggi è l'8ª giornata dell'udito qui al Ministero della Salute, una sorta di chiamata alle armi di tutti gli attivisti dell'udito, che devono fare rumore, permettetemi il gioco di parole, su un argomento così importante altrimenti trascurato. Entro il 2050 nel mondo una persona su quattro avrà qualche perdita uditiva. Ad oggi oltre 1,5 miliardi di persone convive con una qualche forma di disabilità uditiva, 430 milioni in forma invalidante, una cifra che potrebbe salire a oltre 2,5 miliardi nel 2050. Solo in Italia sono oltre 7 milioni le persone ipoacusiche, circa il 12% della popolazione. Giovanni Leonardi, segretario generale del Ministero della Salute, oggi giornata importante, una giornata di sensibilizzazione, appunto cosa si sente di dire, qual è il messaggio che si vuole lanciare? Il messaggio è prevenzione, il messaggio è non sottovalutare i problemi dell'udito, perché sono problemi invalidanti e quindi vanno presi da subito. Attenzione anche alle mamme in gravidanza, perché ci sono dei programmi di prevenzione anche per le mamme in gravidanza, e screening neonatale, questo per le prime fasce di vita. Poi naturalmente seguire tutto il percorso della vita, in particolare chiaramente per la popolazione anziana, ma è un qualcosa che si può prevenire o che si può curare, e quindi dobbiamo cercare di avere sempre una vita sana anche sul dito, che è veramente uno dei sensi che ci dà il gusto della vita, e quindi dobbiamo curarcene, prendere cura e proteggerla. Un problema che non riguarda solo le persone anziane, ma riguarda tutta la popolazione, a livello di prevenzione soprattutto. Certamente, con l'invecchiamento il senso dell'udito, come tutti i sensi, può perdere
smalto, diciamo, ma il problema non riguarda solamente gli anziani, pensiamo sempre ai giovani, ai rumori cui sono sottoposti, alle discoteche, altro. Quello è un problema che viene sottovalutato, perché quando si è giovani ovviamente non ci si pensa, però lì cominciano i danni all'udito. Anche il programma di vaccinazione è importante, ci sono alcune malattie come il morbillo, la rosolia che possono portare problemi sull'udito, e quindi anche il programma di vaccinazione è importante nei bambini, come anche lo screening neonatale, che è un'altra delle importanti attività di prevenzione che il Servizio Sanitario Nazionale ha messo in piedi e che serve appunto a prevenire i problemi sull'udito. Corrado Canovi, che è presidente nazionale dell'Associazione Italiana degli Autoprotesisti, tutti in prima linea per diciamo, sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dell'udito. E voi avete anche fatto una richiesta specifica proprio per quanto riguarda la sicurezza nella guida? Sì, conosciamo bene l'impatto della necessità di sentire bene la guida, perché vuol dire riconoscere la provenienza dei suoni, ma avere un'attenzione come dire, strutturata e attiva per rendere sicura le nostre strade, e vogliamo che si passi da un esame oggi non strumentale dell'udito, che si fa in fase di rinnovo, all'introdurre uno strumento semplice come l'app dell'OMS per misurare la capacità uditiva nel momento del rinnovo della patente. Questo credo che sia un contributo serio per iniziare una campagna di screening che possa individuare quei soggetti che possono poi essere mandati nel secondo livello, quindi alla classe specialistica, per individuare le cause e quindi pensare qual è la remediazione possibile dell'udito. Nel 2023 non si può pensare che l'udito sia un organo che una volta deteriorato si perde. L'abbiamo fatto con la vista, sappiamo farlo con l'udito, sappiamo rendere attive e partecipanti le persone che hanno quel disturbo. Il ruolo dell'audioprotesista? Il ruolo dell'audioprotesista, io quando lo devo raccontare ai miei parenti lo racconto come un audioterapista, colui che si prende in carico della perdita e per mezzo di strumenti oggi evolutissimi, fantastici, miniaturizzati, ci siamo veramente a dei livelli pazzeschi, può prendersi carico della persona e in un tempo adeguato poter ripristinare quelle che sono le funzioni uditive. L'obiettivo principale che quest'anno l'OMS cercherà di raggiungere è quello di evidenziare l'importanza di integrare la cura dell'udito nell'ambito delle cure primarie come componente essenziale della copertura sanitaria universale. Nel corso di questa giornata mondiale dell'udito è stato presentato un manuale, parla di cure primarie, perché è da lì che parte la prevenzione, bisogna occuparsi di salute, lei ha detto, quando si sta bene, dottor Claudio Damario. Sì, è molto importante oggi questa presentazione di un manuale che diventa un riferimento per gli operatori di cure primarie, cioè per i pediatri di libera scelta, i medici di famiglia, che precocemente possono individuare un disturbo dell'udito, un'ipoacusia, e questo è fondamentale, perché più è precoce la diagnosi e meglio si può, diciamo, correggere la problematica, anche perché questo ci aiuterà, coinvolgendo anche le farmacie del territorio, tutta una serie di operatori che lavorano, diciamo, nelle strutture anche pubbliche, pensiamo agli educatori dell'infanzia, tutta una serie di personale che è in grado appunto di far emergere questa base dell'iceberg, perché sappiamo benissimo che oggi sono affetti quasi 7 milioni di italiani da ipoacusia, ma noi pensiamo che la base dell'iceberg sia molto più larga e più importante, quindi questo è fondamentale. Questo manuale poi agisce su uno degli aspetti più importanti del nostro comportamento e di stile di vita, che è la formazione. Una formazione che sicuramente può essere anche integrata nella scuola. La scuola è il posto dove si crea educazione sanitaria, dove ci si insegnano i corretti stili di vita, l'alimentazione, l'attività fisica, non utilizzo le sostanze di abuso, cioè tutte quelle cose che concorrono purtroppo alla grande mortalità delle malattie croniche degenerative. Sappiamo tutti che significa trascurare una malattia metabolica o addirittura non prevenirla laddove c'è una predisposizione genetica comunque trasmissibile. Quindi secondo noi questa è la strada giusta, e queste giornate sono fondamentali, che ci rendono sempre più robusti e sempre più consapevoli del nostro budget di salute, che è un dono che riceviamo e spesso non utilizziamo bene. Il grande Luciano Onder a sottolineare l'importanza della prevenzione in questa giornata e anche l'importante ruolo di Udito Italia Onlus.
una giornata importante, il 3 marzo, per la difesa dell'udito, per sensibilizzare, dare cultura, informazione, far sì che ciascuno di noi, ciascun cittadino, faccia diagnosi precoce, prevenzione, no ai rumori nei luoghi di divertimento, nei luoghi di lavoro, meno che mai, screening neonatali, visite periodiche e poi iniziare le terapie se necessario, non averne paura. Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus, una giornata intensa, importante, con diversi momenti di approfondimento. Intanto avete presentato anche un manuale, insomma, per le cure primarie. Certo, il manuale è importantissimo e diciamo che ogni anno l'OMS sceglie un documento da presentare. Quest'anno ha scelto di rivolgersi ai medici che si occupano di cure primarie, proprio per sottolineare come l'urgenza di individuare il disturbo uditivo a livello di primo approccio alla sanità, quindi medici di base, pediatri di base. È importante un gioco di squadra, è importante affrontare l'udito a 360 gradi e soprattutto è fondamentale individuarlo precocemente. Oltre a questa presentazione c'è stato anche un altro progetto che avete lanciato sulla guida sicura. Questo è un vecchio progetto che noi rilanciamo in collaborazione con FIA, la Federazione Italiana degli Audioprotesisti, ma che quest'anno si è finalmente arricchito dei giusti attori, ovvero il Ministero della Salute, la Commissione Trasporti che ieri della Camera che ieri ha partecipato al nostro tavolo di lavoro, l'ANIA, l'ACI, perché noi riteniamo che una persona che non sente bene, un pericolo per se stesso e per gli altri. Il non sentire bene è uno dei principali fattori di distrazione e la distrazione a sua volta è uno dei principali fattori di incidenti stradali. Quindi riteniamo che questa sia una battaglia sociale e che quindi sia fondamentale nel momento in cui viene rinnovata la patente accertarsi della salute uditiva. Una giornata intensa dove non sono mancati dei testimonial. Sì, siamo felicissimi, abbiamo avuto Katia Ricciarelli e Piero Mazzocchetti proprio per testimoniare come l'udito sia importante anche per godere dei piaceri della vita. La musica, il bel canto, lo ha detto Katia Ricciarelli, per un cantante ascoltare la propria voce è fondamentale, ma è una cultura che dovrebbe essere trasmessa ai bambini, quanto appunto è importante il bel canto, la bella voce e proteggersi soprattutto dai rumori. Il messaggio conclusivo da queste due giornate intense? Che con un grande lavoro di squadra come quello che abbiamo proposto oggi si può fare molto per la nostra salute. Noi parliamo di disturbi uditivi, ma riteniamo che questo approccio culturale sinergico valga per tutti gli aspetti della vita e della salute. Ospiti d'eccezione della giornata il soprano Katia Ricciarelli e il tenore Piero Mazzocchetti, che hanno anche intonato il ritornello di O Sole Mio come regalo alla platea. Katia Ricciarelli si è sottoposta allo screening ed ha lanciato un messaggio a tutti ribadendo l'importanza della prevenzione. La Ricciarelli sarà ambasciatrice della prevenzione per la Onlus Udito Italia. Approfittato veramente della bravura e gentilezza di queste persone che stanno facendo molto per l'udito e quindi ho scoperto delle cose che adesso correrò ai ripari, insomma bisogna controllare un po' tutto, ecco, e invece questo dal punto di vista personale non dobbiamo trascurare proprio nulla, avere la pazienza di andare a controllarci perché è fondamentale l'udito veramente. E poi professionale, perché io faccio un lavoro che se io canto e non sento bene il mio suono, oltretutto non posso dosarlo ed è fondamentale, insomma, ecco, non posso andare in mezzo alla gente e cantare tutto forte, insomma, invece così sarò anche più brava, controllerò i miei suoni, insomma fatelo perché è una cosa veramente essenziale, davvero. E anch'io quando ero giovane queste cose non ci badavo perché i giovani credono di essere salvi, insomma, e protetti da tutto e da tutti. In realtà non è così, bisogna farsi controllare anche quando si è giovani per evitare poi di arrivare magari a una certa età come la mia, che non lo dico perché non lo dovete sapere, ecco. E invece, lo sapete, vabbè, e invece così mi sono fatta controllare e ho capito che devo fare tante cose. Giovani, fatelo adesso, prevenite. E poi il bel canto va ascoltato bene.
ha sicuramente per chi ascolta, ma anche per chi lo fa, perché se canti e non sei capace di dosare la tua voce perché non la senti bene, allora è veramente una cosa tragica. Piero Mazzocchetti, insomma, la bella musica, la grande musica, quella che lei propone, bisogna sentirla bene. E bisogna rieducarsi all'ascolto, bisogna tornare ai suoni armonico naturali senza il troppo ausilio delle amplificazioni, delle cuffiette. Io spesso e volentieri parlo ai giovani, ai quali cerco di comunicare dei messaggi più armonico naturali possibili. Dobbiamo tornare un pochino a rispettare noi stessi, a rispettare il nostro udito, perché il benessere dell'ascolto, il benessere dell'udito è anche il benessere psicofisico, sia a livello di salute ma anche a livello umano, perché credo che è una civiltà che al rispetto dell'ascolto, al rispetto dell'udito, è una civiltà più evoluta sicuramente. Bellissimo il suo contributo in questa giornata, che è la giornata mondiale dell'udito. Grazie.